ha detto: non ti dimentichi dei poveri. E quella parola è entrata qui. I poveri, i poveri. Ah, come vorrei una chiesa povera. E per i poveri. Così Papa Francesco ricordava ai giornalisti tre giorni dopo la sua elezione l'opzione preferenziale per i poveri che impegna la Chiesa ad abbattere le barriere tra le classi sociali e fare della solidarietà, della dignità umana e della sussidiarietà le fondamenta dell'ordine sociale. Alle sue parole si è associato il neocardinale Gerhard Müller, prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, che con la libreria editrice Vaticana ha pubblicato Povera per i poveri, la missione della Chiesa. È una raccolta di saggi sull'autentica teologia della liberazione che, secondo il cardinal Müller e quello che ne è considerato il padre, il teologo peruviano padre Gustavo Gutiérrez, che ha partecipato alla presentazione del volume, è opposta al marxismo, ma anche al liberismo. La teologia non è una ideologia, un pensiero umano che vuole salvare il mondo. La teologia ha la sua base, la parola di Dio, per questo la teologia esplica, interpreta la parola di Dio, e il nostro agire della Chiesa reagisce secondo la grazia di Dio e non solo per i poteri umani. Ad arricchire il volume la straordinaria prefazione di Papa Francesco, che affronta il tema della povertà e della ricchezza. Quando il potere economico è uno strumento che produce tesori che si tengono solo per sé, scrive il Papa, nascondendoli agli altri, esso produce iniquità. Quando invece i beni di cui si dispone sono utilizzati non solo per i propri bisogni, essi diffondendosi si moltiplicano e portano spesso un frutto inatteso. Infatti, spiega ancora il Pontefice, vi è un originale legame tra profitto e solidarietà, una circolarità feconda tra guadagno e dono. E compito dei cristiani è vivere e annunciare questa preziosa unità. Papa, credo così, la vera ricchezza è la ricchezza, la vita insieme con Dio. Da questa ricchezza di Dio tutti abbiamo ricevuto e possiamo dare anche per gli altri l'amore a Dio e l'amore per il prossimo. Questo fanno un insieme, non si può sleccare. Tutti i beni del mondo, i materiali, la materia prima, ma anche i beni culturali sono un bene comune, sono beni per tutti gli uomini. Da questo abbiamo quasi, derivano quasi i valori per la vita umana, per la vita comune, la solidarietà, la giustizia sociale. Abbiamo bisogno di queste cose, anche dei soldi per costruire le chiese, la casa per gli infermi o tutte queste cose sono bisognosi, ma questa non è la ricchezza della chiesa. La ricchezza della chiesa sono i poveri, come il diacono Laurenzio ha detto, o i malati, ma la ricchezza della Chiesa è la grazia, è la vita con Dio e Gesù Cristo che ci conduca alla vita eterna. Questa è la vera ricchezza dell'uomo, la vocazione divina di tutti gli uomini.